Oggi dedichiamo la prima parte della puntata al tema della partecipazione, non solo perché il Consiglio regionale nella sua ultima seduta ha dibattuto sulle modifiche possibili alla legge regionale in materia, ma anche perché questo è un obiettivo dichiarato del Presidente e di tutti i consiglieri. Siamo alla vigilia della discussione del nuovo programma regionale di sviluppo, sarà uno strumento fondamentale per l'ultimo biennio della legislatura. Le commissioni, ciascuna per le proprie competenze, hanno valutato anche il documento di economia e finanza regionale del 2024. In vista delle ultime sedute prima della pausa di agosto, hanno lavorato anche su altro le commissioni. Noi faremo il punto sui principali argomenti affrontati. Il gonfalone d'argento al presidente dell'Associazione Bancaria Italiana e un riconoscimento alla squadra di basket di Pistoia che è tornata finalmente in A1. Il Consiglio regionale si apre all'esterno e premia personaggi e gruppi significativi che hanno radici o comunque legami forti nella nostra regione. Parleremo anche di un codice per i diritti dei più piccoli in ospedale proposto dalla Garante regionale e adottato da tutte le aziende sanitarie. Una bella iniziativa che fa da apripista in Italia. Far contare di più i cittadini, il Consiglio regionale vuole aprirsi all'esterno, favorire la partecipazione e coinvolgere le comunità. Lo fa anche con iniziative proprie come i bandi per i parchi inclusivi e per la rigenerazione urbana, per la realizzazione di progetti per i giovani e per valorizzare la cultura. Qui siamo a Ponsacco, dove nei giorni scorsi è stato trasformato un giardino pubblico nel centro storico ed è diventato inclusivo, dotato di giochi e attrezzature fruibili da tutti. È solo un esempio naturalmente, ma rende bene l'idea dopo interventi analoghi nelle ultime settimane a Buti e nel comune di Palaia. Io lo racconto sempre, questo bando nasce da una scelta che noi abbiamo voluto fortemente, quella di utilizzare i risparmi dei costi della politica e rimetterli a disposizione delle singole cittadine e dei singoli cittadini. 193 comuni ci hanno presentato progetti e noi li abbiamo finanziati tutti. Ora è uscito un ulteriore bando, anche in questo caso tanti comuni hanno partecipato. L'obiettivo è quello di ridurre le distanze che esistono tra la regione e i cittadini e con queste iniziative le stiamo riducendo. Anche in aula, durante il dibattito dei consiglieri nell'ultima seduta era emerso il tema della partecipazione. È stata votata a maggioranza una risoluzione di sostegno all'attività svolta nel 2022 dall'autorità regionale. Qualche numero, le richieste sono state 34, tre quarti di queste le hanno presentate gli enti locali, 20 sono state finanziate in totale con più di 300.000 euro. Io credo che la legge sulla partecipazione abbia nella nostra regione prodotto ottimi risultati nel corso degli anni. Certamente si tratta di risultati perfettibili rispetto ai quali l'auspicio è senza dubbio quello di un maggior incremento di opportunità per i nostri territori, perché i percorsi partecipativi sono occasioni di coinvolgimento della popolazione nelle scelte strategiche per i cittadini. Per questo motivo, se alcuni progetti non sono stati finanziati nel 2022, l'obiettivo è che il 2023 possa vedere non soltanto un numero crescente di richieste, ma anche una maggior soddisfazione nei confronti di tutto il territorio. Quindi, a fronte di un impiego già particolare e già buono dell'Istituto della Partecipazione, chiaramente l'opportunità di arrivare a sviluppare maggiormente questi percorsi deve esserci, anche perché l'autorità per la partecipazione eroga risorse importanti nei nostri territori e lo fa comportando costi veramente minimi. A proposito di numeri, delle 34 richieste, fa notare il consigliere Casucci, solo una proviene da un cittadino. Nell'intervista annuncia il voto contrario della Lega e sottolinea un altro aspetto critico dal suo punto di vista. Purtroppo nel 2022 ci sono stati province che non hanno proprio visto l'utilizzazione di strumenti partecipativi, territori provinciali intendo, Prato e Massa Carrara. Quindi al di là delle buone intenzioni, di tutte le dichiarazioni di intenti, che le cose vadano bene, cerchiamo di dotarle di risorse, di personale, cerchiamo di farli utilizzare, farli conoscere questi strumenti della partecipazione, perché vedete, noi li abbiamo mutuati da altri ordinamenti, li abbiamo presi da altri ordinamenti giuridici come quello francese, perché avevano uno scopo nella ragione di evitare il contenzioso amministrativo. Prima di far partire un'opera pubblica, ad esempio, sarebbe necessario che si conoscessero i pro e i contro. Io nell'arco della mia attività consigliare ho
sono sempre più convinto che la partecipazione possa essere importante, naturalmente bene regolamentata. Dopo l'intervento dell'assessore sulle modifiche da apportare alla legge varata sì nel 2013, ma che ha radici molto più indietro negli anni in Toscana, il Consiglio ha approvato anche tre documenti, tre proposte di risoluzione. Una partiva dal gruppo PD e punta ad un maggior coinvolgimento del Consiglio. I 5 Stelle su questo si astengono. Due delle questioni che hanno riguardato la partecipazione sono state ad Arsena Europa e la questione dei gessi rossi di Scarlino. Sappiamo tutti quali sono gli esiti di queste due situazioni. Quello che viene da domandarsi, guardando il dietro nel tempo e negli anni a quando le partecipazioni sono avvenute, è se sono state ascoltate le criticità che all'epoca la popolazione, associazioni ambientaliste e altri sollevarono. Perché se tutto si deve ridurre semplicemente a un ascolto che non dà luogo poi a nessun'altra forma di proattività, allora della partecipazione per certi versi se ne può fare a meno, perché non è questa la partecipazione che cerchiamo. E invece serve che venga ben rifinanziata e che venga portata avanti, soprattutto dagli enti locali. L'ultimo esempio positivo è stato quello del referendum di Empoli, che appunto sul filo del rasoio sta riuscendo a essere portato avanti. Le altre due risoluzioni approvate sono della Lega, puntano a favorire la partecipazione nelle decisioni urbanistiche e ad istituire la figura del presidente dell'autorità regionale, un aspetto questo che potrebbe migliorare l'efficacia dell'organismo. Il dibattito comunque coinvolge tutti i gruppi che nell'occasione valutano, dal loro punto di vista, la qualità della partecipazione in Toscana. Se noi pensiamo alle tante sfide, penso alle infrastrutture, mi viene in mente l'aeroporto, mi viene in mente la partita sui rifiuti, in realtà sulle sfide cruciali che riguardano la regione di partecipazione ne abbiamo vista molto poca, tra l'altro non attivata neppure a livello regionale, anche laddove, penso alla questione aeroportuale, si sarebbe potuta attivare. Quindi la sfida è: si crede davvero nella partecipazione? Allora dobbiamo iniziare a calibrare e a basare le politiche pubbliche su un confronto, su quelli che sono dei temi cruciali che riguardano, diciamo, il futuro della Toscana, e quindi a un reale coinvolgimento dei territori. Questo perché non significa strizzare l'occhio a comitati oppure come dire, fare la solita politica del tipo allora sì, lo volete far qui, noi vi diciamo no e mettiamo 5.000 comitati a impedire di realizzare un'opera pubblica. Questo non è lo spirito, anzi se la partecipazione fosse stata in qualche modo anche accompagnata ad una consapevolezza, ad una spiegazione molto spesso sui territori, forse avremmo anche evitato dei contenziosi. Da parte nostra più volte abbiamo sollecitato un miglioramento del quadro normativo rispetto ad un principio cardine: la partecipazione è corretta, è doverosa, è opportuna, è importante, però non deve mai ostacolare i processi decisionali. È fondamentale la dimensione dell'ascolto, abbiamo visto che in molti casi l'ascolto diventa importante quando attivato dalle amministrazioni comunali o anche dai cittadini stessi, però è evidente che dobbiamo sempre favorire il processo decisionale. Quello è il compito del Consiglio regionale, quella è la funzione della politica e delle istituzioni. Quindi noi stiamo su questo contesto, però ci portiamo i nostri rilievi critici per cercare di migliorarne il quadro, ne stiamo discutendo con la maggioranza. Pronti a discutere il nuovo programma regionale di sviluppo, che intanto passa all'esame della Commissione Bilancio, dove è stato a presentarlo lo stesso presidente della Giunta, Giani. Ha quattro assi: quello economico-digitale, quello ambientale-energetico, quello della salute e quello istituzionale. Il PRS sarà discusso e votato a metà della settimana, nelle ultime sedute, prima della pausa di agosto. Le opposizioni naturalmente annunciano battaglia, resta il fatto che questo è un atto importante in ogni caso per la programmazione regionale, come dice al Telegranducato nella trasmissione Il Mio Consiglio il presidente Mazzeo. Perché è importante? È fondamentale perché l'atto di pianificazione, di programmazione principale della regione, per esempio, è tutto. Se non, cioè, quello che non c'è lì dentro non si può fare, mettiamola così. Cioè, se noi non programmiamo lì dentro, sono opere che dal giorno dopo non puoi fare. Altro atto importante è il documento di economia e finanza regionale. Ciascuna commissione lo ha esaminato per quanto di propria competenza. Con particolare attenzione lo ha fatto la commissione territorio e ambiente, visto che il 60% delle risorse vanno proprio in questi ambiti. A prevalere soprattutto il progetto di mobilità sostenibile, 40% delle risorse totali, che equivalgono a circa 800 milioni. Interessante e attuale la decisione della Commissione Sanità, visto il gran caldo di questi giorni, con una proposta di legge si chiede più attenzione alla sicurezza dei lavoratori,
di problemi ce ne sono già stati purtroppo e c'è stato anche qualche incidente. Sarà un argomento da mettere ancora di più al centro dei piani di prevenzione, visto anche il cambiamento climatico. La stessa commissione, la terza, ha esaminato i dati che riguardano le aggressioni agli operatori della sanità. Nel 2022 sono state 1.258, 935 verbali e 323 fisiche. Nel primo trimestre 2023 sono già 404, di cui 89 sono aggressioni fisiche. Il fenomeno dunque sembra ancora in crescita, anche se nell'ultimo periodo è stato fatto uno sforzo per far emergere quei casi che in passato non venivano proprio denunciati. Di rilievo anche le audizioni svolte in Commissione Sviluppo Economico da parte di Valerio Fabiani, che è consigliere per il lavoro del presidente Gianni, e dell'assessora al lavoro Alessandra Nardini. Emerge che sono state risolte 30 vertenze che interessano oltre 4.000 lavoratori, altre 10 potrebbero indirizzarsi verso una conclusione positiva per 835 lavoratori. Esempi: Industria Vetreria Valdarnese, Bekert, Rimateria. Restano 9 le vertenze aperte, riguardano 3.750 lavoratori. Sono anche quelle delle Acciaierie di Piombino, della Fimer, della ex GKN. 16 le situazioni per cui sono stati attivati tavoli di sorveglianza, coinvolgono altri 6.200 lavoratori. Nella stessa commissione, la seconda, è stata votata la proposta di legge sulla ricerca, raccolta e coltivazione del tartufo e sulla valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano. Sono indicate tutte le competenze, ci sono i luoghi dove è possibile cercare tartufi e ci sono le modifiche al calendario dovute anche a quelli che sono i cambiamenti del clima. Ne riparleremo più approfonditamente. Antonio Patuelli, da 10 anni presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, riceve il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento del Consiglio regionale. Patuelli, che è nato a Bologna, si è laureato in Toscana, a Firenze, e qui ha fatto anche il giornalista alla Nazione, e poi ha proseguito e intensificato nel tempo un forte legame culturale con la città di Firenze e con tutta la regione. Anche nel suo lavoro ha mantenuto radici e interessi qui, lo dice lui stesso ai giornalisti. I legami personali sono fortissimi e io ogni occasione che ho li rivitalizzo per quel che posso. Rimane il fatto che fra Romagna, Emilia e Toscana oggettivamente c'è una connessione formidabile, non solo in termini geografici, in termini economici, in termini logistici, in termini finanziari, tutto è complementare. A margine dell'iniziativa ha parlato poi dell'impennata dei tassi di interesse che sta mettendo in difficoltà famiglie e imprese per i mutui e per i prestiti. Una soluzione va trovata, conviene a tutti, anche alle banche, dice al telegiornale di Telegrand Ducato. Stiamo lavorando con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per trovare delle possibilità di ampliamento delle misure che non sono solo di allungamento, sono anche di rinegoziazione, di surroga, tutto il possibile nell'ambito delle rigide norme che l'autorità bancaria europea, che non è la BCE, attenzione, ma l'EBA, che ha sede a Parigi dopo averla avuta a Londra prima di Brexit, ci continua a imporre. Noi non siamo interessati socialmente alle crisi delle famiglie. A consegnargli il gonfalone, naturalmente, è stato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, era presente anche il consigliere Francesco Gazzetti, che è membro dell'ufficio di presidenza. Noi siamo orgogliosi oggi di conferire il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento, al dottor Patuelli, per l'amore che ha per la nostra regione, luogo di formazione, luogo di crescita umana e professionale, luogo in cui in questi anni il dottor Patuelli ha ridato tanto nel suo impegno culturale, nel suo impegno professionale. La Toscana è orgogliosa oggi di poter conferire il gonfalone d'argento al dottor Patuelli e speriamo che sia ancora di più motivo di collaborazione continua. Dalle banche al basket, quello della massima serie, la 1, che Pistoia si è riconquistata con una stagione travolgente. Il Consiglio regionale ha voluto premiare con una targa questa squadra, questa società. Presenti, oltre al presidente Mazzeo, diversi consiglieri regionali. In prima fila naturalmente quelli pistoiesi che hanno promosso l'iniziativa. La quarta promozione che vivo con questa
con questa maglia, il Pistoia Basket è la seconda promozione assolutamente inaspettata, è stato un grandissimo risultato e dal giorno dopo ci siamo rivolti ovviamente da una parte alla Regione perché riconoscesse questo merito sportivo, ma non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza, perché il Pistoia Basket da oltre 20 anni rappresenta la Toscana in Italia e rappresenta il mondo del basket in Toscana e fa da traino a tanto movimento giovanile, a tante ragazze e ragazzi scelgono lo sport e questo sport in particolare per crescere e stare insieme. È là che Pistoia deve stare, e questo riconoscimento non solo per la città di Pistoia ovviamente, ma anche per la Toscana tutta, perché attraverso il Pistoia Basket può in qualche modo primeggiare anche nelle categorie di primo livello. E fra l'altro tengo a sottolineare il fatto che il Pistoia Basket è una società animata da imprenditori del territorio, una società molto sana che ha appunto affrontato fasi difficili, si è fatta carico di tanti sacrifici e che oggi raccoglie i frutti, ed è una società alla quale tutta la città si stringe intorno, per cui credo che il Consiglio regionale doverosamente consegna questa targa oggi, perché i colori di Pistoia sono i colori della Toscana dello sport che vogliamo continuare a tifare. Orgogliosi di questo riconoscimento, naturalmente, i dirigenti di Pistoia Basket 2000. Oggi è davvero un piacere e un onore per noi ricevere questo ringraziamento, questo segno che noi richiamiamo come un simbolo che deve aumentare la nostra credibilità e deve riconoscere come il nostro movimento debba aumentare ed espandere il proprio territorio per farsi conoscere, per cercare di compenetrare nel massimo possibile tutte le realtà di valori che nel mondo della pallacanestro governano questa regione. È stata un'annata entusiasmante, assolutamente sopra le righe, sopra le nostre aspettative. Il coronamento della stagione è stata la promozione. Devo dire che questo è avvenuto per una serie di motivi. Il principale è che avevano costruito un gruppo veramente compatto dentro e fuori dal campo, e questo ha fatto veramente la differenza, specialmente nei momenti difficili dell'annata. E sono stati i ragazzi, lo staff, il direttore sportivo eccezionali. Non c'è stato un sentimento, c'è stato veramente un crescendo continuo che ha portato poi alla promozione. Uno sforzo importante per dare più diritti ai bambini in ospedale è il senso del codice etico proposto dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza e firmato dai direttori di tutte le aziende sanitarie toscane. Rappresenta un sostanziale strumento di tutela per garantire al meglio il diritto alla salute e al benessere psicofisico delle persone di minore età. Il codice è stato adottato da tutti gli ospedali della regione toscana, che quindi lo applicheranno, adotteranno e diffonderanno all'interno delle loro realtà sanitarie, e questo non può che essere un atto di civiltà e una significativa crescita culturale per l'intero territorio della regione toscana. I diritti da garantire ai più piccoli naturalmente sono molteplici, c'è anche quello agli spazi adeguati nei luoghi di cura. Sì, assolutamente, il diritto alla salute non può non prevedere anche tutti quei profili di natura non prettamente sanitaria ad essi comunque collegato, come il diritto all'istruzione, al gioco e alla continuità relazionale. E questa sarà quindi l'attenzione di tutti gli operatori sanitari, di garantire nell'ambito del diritto alla salute ogni aspetto che possa tutelare al meglio la salute e il benessere delle nostre ragazze e ragazzi. La firma di questa vera e propria carta dei diritti c'è stata a Palazzo del Pegaso, è un'esperienza innovativa, segnerà la strada anche per altre regioni. Un codice che punta a aver formalizzato quello che è l'impegno importante che il sistema sanitario deve avere per i più piccoli, per i minori, con enucleati al suo interno tutti quelli che sono i diritti fondamentali che un minore deve vedere riconosciuto dal sistema sanitario quando ha un problema di salute. È un lavoro importante che parte dai codici, dalle dichiarazioni europee, dalla dichiarazione internazionale dei diritti del fanciullo, e che viene poi a concretizzarsi in azione e in modelli organizzativi che sono già implementati in gran parte della sanità toscana, ma che saranno un punto di riferimento per tutti coloro che organizzano i servizi e per tutti
i pazienti e le famiglie. La Toscana è sempre stata terra di diritti, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Io penso che lo stato di democrazia di una regione, di un paese, si misuri attraverso il livello di offerta sanitaria, attraverso la tutela dei bambini, attraverso la tutela di chi soffre, di chi è più fragile, dei detenuti. Ecco, oggi un ulteriore passo avanti in questa direzione. Noi abbiamo un obiettivo: fare in modo che un bimbo che nasca a Zeri abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze, e questo protocollo che mette insieme tutte le ASL, tutte le aziende della nostra regione, risponde esattamente a questo obiettivo. Non sono mancate poi in questi giorni le presentazioni di manifestazioni importanti in Toscana, dalla festa dell'unicorno di Vinci di questo fine settimana con elfi, hobbit e creature fantastiche, all'anteprima del Berta Music Festival di Sansepolcro, che invece si svolgerà dal 25 agosto ai primi di agosto. Il 5 ci sarà a San Gusmè, nel comune di Castelnuovo Berardenga, il premio Stelle dello Spettacolo, e a Bibbiena il 29 luglio torna Bandiere sotto le Stelle con lo spettacolo bellissimo degli Sbandieratori. Ma di tutto questo abbiamo parlato ampiamente nei nostri telegiornali. Noi oggi con Regionando ci fermiamo qui, appuntamento dopo le prossime importanti sedute a venerdì 28 luglio alle 21:15, sempre dopo il TG della Sera.